Adesso mi vuoi dire che del grasso di pancetta mi rende questa cosa più o meno vegetariana? Ciao, sono Misha e come al solito siamo arrivati alla puntata. Oggi parliamo della primavera. Paura, eh? La primavera può uccidere le persone. Lo ha già fatto in passato e penso che lo rifarà in futuro. Ma in primavera succede qualcosa di anche fantastico, che sono le grigliate. Io faccio parte di un gruppo di amici che siamo praticamente dei berretti verdi della griglia. Ognuno di noi porta un pezzo di carne diverso, affumichiamo, ne facciamo di cotte, di crude. C'è sempre un grandissimo problema, perché tutti portano carne o birra e nessuno si occupa mai della parte dei contorni. Comunque, allora... Ricomponiamoci. Allora, che cosa facciamo oggi? Insalata di broccoli, ma noi li affumichiamo. Poi facciamo una lenticchia, sempre di casa nostra, con il sapore, perché questa in realtà arriva dal Canada, la decorticata canadese, e la facciamo speziata, sempre in insalata, perché non esiste una grigliata se non c'è la scorreggia libera. Come terzo componente c'è l'insalata di patata. L'insalata di patate però la facciamo tipo all'americana, con un tocco asiatico. Perché c'è la pancetta allora? Un contorno vegetariano. La pancetta non è... Pancetta è carne. Pancetta è pancetta. Fa parte di un mondo a sé. Un vegetariano può mangiare la pancetta. E la pancetta è pancetta, è un sapore, non arriva da un animale. Pippo, detto anche la previdente, l'ha scritto. Contorni quasi vegetariani. L'acqua fredda che mi doveva portare Pippo. Allora, io intanto però inizio a rosolare... C'è qualcosa da dire, voi problema, voi pugliesi e problema con oliera, voi crisi, eh? Un gutin d'olio, oppa, e io inizio a far rosolare un attimino i miei dadini di pancetta. Nel frattempo prendo le fette di pancetta e con agile mossa faccio questa cosina qua. Facciamo che si li sterellini qua, poi li riposo lì. Prendo il broccolo. Allora, non abbiamo bisogno di farne 7 kg, ne faccio, come direbbe mia zia, il giusto. Non ho mai capito quanto c***o sia sto giusto. Questi qua sono tutti broccoli uguali, fondamentalmente vengono fatti crescere sotto luci o hanno maturazioni diverse. L'unico che cambia è il broccolo romano, il cavolo romano. Direi che qua un paio di porzioni ce le abbiamo, se no ritorniamo nel mondo dell'areofagia di prima e andiamo in acqua bollente. Sì, perché tu non lo fai mai? Fatelo a casa, provate. Infilate le mani nell'acqua bollente. Quinta regola del... Adesso l'acqua bolle. Inseriamo il broccolo e nel momento in cui noi lo inseriamo l'acqua smette di bollire. Come smette di bollire? Vedete che a un certo punto iniziamo ad avere i colori molto più accesi. Vedete che questo viola diventa più viola, più intenso. Come l'acqua inizia a bollire un'altra volta, il broccolo va tirato fuori. Contiamo in Mississippi, letteralmente 30 Mississippi. Un Mississippi, due Mississippi, tre Mississippi. Ci siamo rotti e li scogliamo. Però vedi che bel colore che tieni. Sì. Finirli dentro. In acqua fredda per fissare i colori. Un po' d'acqua, se cade qua dentro non succede nulla. Facciamo la reazione di Maillard. No, fate la reazione che vi schizza il grasso addosso. Qua mantiene il suo bel colorino. Che gioia. Queste che abbiamo fatto super abbrustolire, utilizziamo il grasso per andare a condire i broccoli. Adesso vi spiego perché. Perché i broccoli li affumichiamo. Adesso mi vuoi dire che del grasso di pancetta mi rende questa cosa più o meno vegetariana? Allora il mondo va al contrario. Vuoi dire che questo mi cambia dal vegetariano o meno? Questa piccola quantità di grasso di maiale? Anche perché si viene a sentire a livello morale gli errori di una vita. Nasce per essere fatto col grasso della pancetta il broccolo. Utilizziamo l'acqua bella colorata dai broccoli, che sono belli insaporita, per cui è una specie di brodo volendo. In questa ciotolina rimettiamo la pancetta, rimettiamo sopra la padella e ci mettiamo invece l'altra pancetta. Nel frattempo l'acqua ritorna a bollire e io mi taglio le patate. Compensazione dei tempi. Hanno dei poteri Jedi, non indifferenti. Patata con la buccia. Patata con la buccia, alla proprio all'americana. Oppure alla non si butta via niente. Allora è vero che gli uomini sanno fare un paio di cose contemporaneamente.
Beh, ma io sono strano, eh. So che esce come urban legend, ma no, non lo è, te lo posso promettere. Direi che con due patate abbiamo fatto il nostro porco dovere. Mentre loro sono qua che si insaporiscono, preparo tutto quello che mi serve per affumicare. Cosa uso per affumicare? La buccia dell'aglio e la buccia della cipolla. Perché adesso faccio un soffritto con una dote, sedano, carota, cipolla e un po' di aglio per le lenticchie. Cioè, da sta cosa qua praticamente non butterete nulla se non qualche buccia di limone. Con le patate un po' il giochino è lo stesso, calcolate un paio di minuti dopo l'ebollizione e poi ricordatevi che loro continueranno a cuocere, le mettiamo proprio a svaporare così seccano un attimino e non sono così umide, e soprattutto perché quando si cuoce troppo la patata si scoccia, a volte facciamo il purè e risulta dolce perché la patata all'interno ha una molecola di zucchero che viene rotta alla temperatura di 100 gradi dopo x tempo di ebollizione. Adesso i doppi sensi si sprecheranno, ma nel gesto di una patata ci sono 6.000 significati, noi uomini ne prendiamo forse il 2%, la stessa cosa vale per quella patata, questa magari non la mettiamo. Ma che bello, ma che bello. Multitasking, te lo do io il multitasking. Questo è il soffritto per le lenticchie. Non ho capito per quale motivo la roba della buccia che viene ogni volta scartata, poverina. Cosa vi ha fatto la buccia? Forse una buccia vi ha rovinato una vacanza, la famiglia? Vi siete giocati la casa per una buccia? No, usate la buccia. Siete stati bullizzati da della buccia? Forse ve lo meritavate. Un po' di aglio. Hai visto come si sfoglia adesso? Paiono voglie in autunno. Nostra cipolla, qua non siate avari nel togliere le bucce perché ci servono per affumicare, per tutti coloro che hanno un po' il braccino corto, questo è il momento di lasciarsi andare. Via, via, via. Via. Stava partendo un pezzo di dito. E voilà, dote. Fatela bella abbondante perché ricordiamoci che finisce in insalata tutto questo. È come dire che i biscotti sono cotti due volte. Biscotti. Per alleggerire il broccolo, sentite? Eau de fragrance. Io so che in questo forno c'è una teglia. Io so che nel microonde di casa vostra c'è questa griglietta. Prendiamo tutto l'ambaradam di prima e voilà. Sopra griglietta, broccolo. Eccola. Se siete pirla come il sottoscritto e non avete fatto il calcolo di quanto era grosso il broccolo e quanto è grosso lo spazio della vostra griglietta, ci sono altre griglie che potete usare tranquillamente senza sentirvi dei deficienti. Copriamo, il fumo chiaramente si intrappola nella cupola e affumica il broccolino. Questo sembra una cavolata, ma ha un effetto molto forte sul broccolo. Misha MacGyver. Misha MacGyver. Perché sembra che sia una cavolata, ma se venite a toccare la cupola, è calda. Io posso calare? Sì, 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 sì. Guarda sotto qua, guarda che bello. Vieni a inquadrare qua, tra le due griglie. Vieni giù. Vieni giù, vieni giù, vieni giù, vieni giù. Lo vedi? Allora, le patate le lasciamo asciugare un attimo, prendiamo la nostra ciotola che ha preso tutto il sapore del fumo perché la ciotola stessa adesso sa di affumicato, rimetto dentro i broccoli, Oliame, sale un po' abbondante, limone, una saltatina. Allora, al momento della spezia, un po' di curcuma, che è un po' già presente nel Rasellanut. Rasellanut è una spezia fighissima, è l'unione di quello che ha il negoziante all'interno del suo negozio, perché nasce dalla non voglia del negoziante di sentirsi dire che cosa doveva fare. Lenticchie. È importante quando usiamo le spezie di non avere un olio troppo caldo e di mettere le spezie nell'olio. Per me è un momento molto solenne, è come il primo bacio, no? Potrebbe essere qualcosa di speciale. Una lenticchia che parla lingue diverse dalle nostre, sicuramente. Shed India, shed il mondo arabo. Mentre finiamo di fare i nostri condimenti all'insalata di patate, loro cuociono. Lo sfilaccino di pancetta finisce nelle patate, rendendola vegetariana, chiaramente. Insieme a un'altra vegetarianissima maionese, pepe a rotta di collo. Ci sono signore americane in questo momento che mi stanno amando e delle signore italiane in questo momento che mi darebbero fuoco. Ma lasciamole combattere tra loro queste signore. Erba cipollina come non ci fosse un domani.
Aggiungiamo un pelino di olio d'oliva, perché la maionese non ne ha abbastanza di olio. Un pelino di salsa ponzu, perché strizziamo l'occhio all'Asia. E soprattutto, questo qua se mi vedono farlo i miei cuochi mi menano. E soprattutto, dà un po' d'acidità, perché sennò entriamo troppo nel mondo del dolce. Ricordiamo, la ponzu è una soia normale. Ricordalo tu, visto che fai il sapientino. No, venga lei qua allora a fare il mio lavoro. A nessuno piace il sapientino, eh? Poi ti chiedi perché i tuoi compagni non ti invitavano alle feste. Mr. Know-it-all! Ma tu puoi ancora salvarti se segui il miscianesimo. Un po' di succo di limone. Questo vorrei dire che l'hai fatto per evitare i semini, ma non lo dico. Io penso che stasera avevo la festa di compleanno, ti volevo invitare, invece no. Un po' di lime, che lo teniamo qua, ma non lo mettiamo in cottura, perché il lime in cottura si riduce e diventa... Non lo dico. Amaro, come la vita. Adesso l'unica cosa che ci tocca fare, sempre per rendere il tutto vegetariano, lo passiamo nella padella. E noi lo facciamo con uno spirito vegetariano. Facciamo saltare in modo che si insaporisca un po' tutto. Occhio. E qua si raffredda anche un attimino più rapidamente. Lime. La lenticchia non penso abbia più lo stesso significato. Oh, è fresca, vero? Mangi solo questa, non mangi la carne. Ma perché sei magro e tirchio. L'impiattamento di queste cose secondo me è fondamentale. Quell'unico e grande impiattamento è questo. Ciotola frufru, ciotola frufru asiatica e ciotola tipo bambino che l'ha dipinta all'asilo. Broccolo con tutto il sughetto che vedete sotto. Voilà. Noi non facciamo nient'altro che accompagnare qualcosa di già esistente. Lenticchia, ton sur ton, per cui giallo sul giallo. Allora qua tra l'altro sembrano tutti sapori caldi, in realtà è tutto super fresco. Pomme de terre, idem. Questo è proprio comfort food. Se non avete portato la carne alla grigliata, vi siete largamente fatti perdonare. Rock and roll e continuate a grigliare all'aperto. Federazione Italiana Grigliate all'Aperto. Vabbè, venite ad assaggiare o no? Io vengo volentieri. Figurati, figlio ligure. Otto cristiani, chi è che doveva venire? Ma cosa ha fatto? Ma faccia lei, tanto sai tutto. Non da lì! Va bene, partite. Buona. Tutto qua. Si sente la pancetta? Come si faccio ad argomentare? Per essere un autore sei piatto. So. Vediamo come rimani a giudicare. Ma fai un po' il cazzo che vuoi. Buonissimo. Ma li avete selezionati in un omnicomprensivo? Con le mani? Con le mani, vai, la brutto di Dios. È un broccolo. È un broccolo. No. Ti può dire c***o. Maria? Dippami. Questa è pazzesca. Questa spacca. Può dire? Si può, neanche. Maestro, abbiamo pensato di fare uno speciale per Pasquetta. Abbiamo fatto le bombette. I bombette, ce ne hai? Vergognati. Ma ecco, vedi che è sempre lui! Orecchie da asino? Allora, no. Adesso ti sei fatto la grigliata da solo. Ti mangi tutte le bombette. C'è piattume ovunque. Io me ne vado. Seguiteci su Cucina da Uomini. Seguiteli. Seguitemi. Seguitevi. Seguiamoci. Buona Pasqua. Buona Pasquetta, che è più importante. No, va bene.